Benvenuti ragazzi, bentornati sul canale del GTF Clan, qua è GTF Termi che parla. Oggi ragazzi in gameplay che state vedendo di sottofondo si tratta di 66 gunstick realizzate in solo nel gioco Infinite Warfare dal nostro GTF Red. Queste gunstick sono state realizzate nella mappa Terminal utilizzando un NV4 Vigilance che è la variante rara dell'NV4 nella modalità Team Deathmatch a squadre. Se volete vedere altri gameplay assurdi come quello che ha appena realizzato Red, vi inviterei a passare dal suo canale che si troverà qua sotto in descrizione per appunto poter vedere altre partite di questa leggendaria fattura. Poi, se volete vedere comunque qualche video magari più tranquillo, più sciallo, vi inviterei a passare qua sotto dal mio canale e niente, godervi anche video su quest'ultimo. Poi ragazzi mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale vi inviterei ad iscrivervi perché portiamo video ogni giorno di veramente grandissima qualità, come avete potuto vedere dagli ultimi usciti. Oggi ragazzi sono qua per portarvi un nuovo argomento, un nuovo commentary sul canale del GTF Clan dopo veramente tanto tempo che non ne portavo, perché comunque ultimamente stiamo facendo, è vero, molte poche live, però sono usciti altri video, secondo me, veramente molto interessanti a sostituire i commentary. Oggi sono tornato con un argomento riguardante, secondo me, i migliori giochi che ci sono attualmente per smartphone in generale, non solo Apple e non solo Android, cioè non solo Android o non solo Apple comunque. Quindi, ragazzi, niente, direi di iniziare subito la classifica. Al terzo posto troviamo Clash of Clans. Clash of Clans, vabbè, penso che lo conosciate tutti, è il solito gioco di strategia, di guerra, di farming, comunque è il solito gioco dove voi dovete costruire il vostro villaggio per poi portarlo sempre più avanti e cercare con il vostro clan di raggiungere i massimi livelli raggiungibili nelle varie classifiche che sono appunto stanziate in questo gioco. Penso che sia comunque un game che avete giocato bene o male tutti perché ha veramente tantissimi download sia sull'Apple Store che sul Play Store, quindi probabilmente la maggior parte di voi lo avrà aperto o lo avrà installato almeno una volta. Poi ovviamente questi giochi sono inhackerabili o comunque quasi del tutto inhackerabili perché chi è veramente esperto e bravo ce la fa comunque, perché sono dei server veramente protettissimi e controllatissimi, quindi se volete scaricarlo di nuovo e fare i furbi, diciamo che vi serve un minimo di esperienza. Poi al secondo posto troviamo Geometry Dash. Geometry Dash penso che sia un gioco che anche quest'ultimo sia stato giocato bene o male da tutti voi, almeno la prima versione, ovvero Geometry Dash Lite, che sarebbe quella free, perché poi c'è anche la versione a pagamento di Geometry Dash, che è quella, diciamo, un po' meno scaricata. Praticamente è questo cubetto che può essere personalizzato da voi, che deve appunto svolgere dei vari livelli presenti nel gioco. Questo appunto game fa parte della categoria dei rage, ovvero dei giochi in cui una persona dovrebbe incazzarsi mentre si gioca per appunto morti stupide o cazzate varie. E infatti ragazzi, per chi lo ha giocato, sono sicuro che potrà testimoniare che avrà screlato veramente tantissime volte, soprattutto perché appunto tu premi, diciamo, un tasto, ma quel maledetto quadratino non fa l'azione che tu vorresti. Poi sono uscite anche altre due o tre versioni, mi sembra, di Geometry Dash, che sono Geometry Dash Meltdown e Geometry Dash World. Sono entrambe due ottime versioni, ma secondo me non riescono a eguagliare la prima versione. Ovviamente, ragazzi, l'ultimo e primo gioco, anche se secondo me molti saranno in grandissimo disaccordo, è Clash Royale. Clash Royale, ragazzi, è veramente un gioco fatto bene, oggettivamente. L'unica cosa è il matchmaking che fa veramente schifo perché, diciamo, non permette al giocatore di far vedere le proprie abilità e le proprie skill, perché se il gioco decide di farti perdere una partita, ti metterà contro ovviamente migliaia di carte counter che appunto riescono a disinnescare le tue, quelle del tuo mazzo. Perciò diciamo che non mettono proprio in vigore l'abilità e la skill, ma più che altro la fortuna, il merito o il demerito di determinati giocatori che sono in quella partita. Però devo dire che comunque oggettivamente come meccanica di gioco, come carte, tranne le ultime che hanno veramente sbilanciato tantissimo il gioco,
è veramente fatto bene, molto divertente se giocato tra amici. Diciamo che magari online nel competitivo non è proprio il massimo a mio parere, dovrebbero diciamo fare un matchmaking un po' più equo. Io per esempio adesso sono a 3870 coppe, fatemi sapere voi a quante coppe siete, magari vi darò qualche consiglio giusto per arrivare dove sono io, magari voi mi potreste dare qualche consiglio per arrivare dove siete voi, se siete oltre le 4000. Niente ragazzi, questi sono secondo me i migliori tre giochi che potete scaricare attualmente per smartphone, per Android, comunque per Apple, quello che volete. Se avete un emulatore come BlueStacks li potete tranquillamente scaricare anche su PC. Niente ragazzi, spero che il video, il commentary vi sia piaciuto, anche il gameplay ovviamente. Vi rinnovo l'invito a passare dal mio canale, da quello di Red, che saranno qua sotto in descrizione. Vi rinnovo anche l'invito ad iscrivervi al canale del GTF Clan. Qua da me è tutto, ci becca un prossimo video, un prossimo commentary. Bella! Il GTF figa. Ti ammazzati, figa, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.